Antonio. No! I cani! Ehi tu, che giochi a Call of Duty? Sei sicuro di sapere la vera storia di videogames? Sì, perché siamo noi che te la spieghiamo. Il primo table tennis, uscito nel 1958. Sì, ma voi chi siete? Vito e guarda. Nel 1958 il fisico Willy Higginbotham del Brookhaven National Laboratory, notando lo scarso interesse che avevano gli studenti per la materia, realizzò un gioco che aveva il compito di simulare ogni legge fisica che si poteva riscontrare in un vero incontro di tennis. Il metodo utilizzato era un oscilloscopio. Questo viene ricordato come un esperimento universitario più che come un gioco. Ok, visto che tu sei, come si dice, aspetta, stupido, adesso ti illustreremo la storia più lunga del mondo dei videogiochi. Ben detto Davide, ebbene sì, è Super Mario. Mario è la mascotte ufficiale della Nintendo ed è in effetti sinonimo della stessa software house. Proprio per questo Mario appare soltanto in videogiochi e console Nintendo, con alcune eccezioni come la sua comparsa sull'Atari 2006 o su CD-i e anche alcune volte su il PC. Soltanto con l'avventura del Nintendo 64 Mario è passato alle tre dimensioni ed è stato il protagonista di uno dei primi adattamenti tridimensionali di un videogioco 2D. Ah, Super Mario, vero? Sì, quella saga di spara tutto, mi pare. Sì, dai, sì. No, Perché hai fatto la foto? no. No. Vabbè, passiamo ora alla sala che ti piace tanto, quella da... come si chiama lei? Call of Duty. Call of Duty! Call of Duty, 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 Call of Duty. Sì, anche la tua saga è nella storia. Incomincio col dire che Call of Duty è una popolare serie di videogiochi del tipo sparatutto in prima persona, pubblicata da Activision Blizzard. Attualmente è composta da 7 capitoli ufficiali, un ottavo in uscita nel 2011 e di 4 spin-off. Tranne per il Modern Warfare, Guerra Moderna, e Black Ops, Guerra Fredda, perché tutti i capitoli sono ambientati nella Seconda Guerra Mondiale. Ok, è tutto. Speriamo di averti inculcato in quella testa qualcosa sulla materia videoludica. Sì, va bene, ma i miei cani... Ciao ciao!